Ciao ragazzi, allora video dei prodotti finiti che ho fatto da po' relativamente poco, ma ne avevo veramente e ho ancora tuttora tanti prodotti, quindi ho preferito dividere le cose. Continuo a pescare un po' a caso e secondo me ci viene qua anche una terza parte. Vedete, c'è un'ecatombe di prodotti perché erano tutti addirittura d'arrivo e ne ho altri che stanno per finire, quindi insomma, non manca, per fortuna, insomma, smaltisco un po' di roba. Allora, vabbè, questo cioè, i cotton fioc, ma vabbè, voglio dire. Questi sono della Sigma, che avevo preso solo perché erano tipo 2 per 1, perché Sigma personalmente lo trovo carissimo e non ci metto piede praticamente mai. Neanche per l'emergenza, perché per l'emergenza ne ho uno ancora più vicino del di più, quindi me ne frego. Poi ho finito questo detergente intimo della Vivi Verde Coop, delicato. Non mi è dispiaciuto, però non mi fa impazzire l'odore. Che voi direte, vabbè, chi lo sente? Vabbè. Potrebbe sentirlo qualcuno. Però non è male, ma mi sono innamorata follemente di un altro detergente intimo che non si trova fisicamente qua, ma è quello che uso sono a casa del mio ragazzo, che è della Victor Philippe. Ve ne parlerò più in là. Ho tutta l'intenzione di ricomprarlo appena finirà, quindi assolutamente, cioè, top dei top. È quello al tea tree, propoli e tea tree. Fantastico. Ho finito questa crema corpo fluida della Bionova, l'avevo presa all'Ipercop. Intanto il rossetto è un misto della tinta più del rossetto sopra della Makeup Revolution. La tinta dall'interno viene via a pezzi, ma già me l'immaginavo. Dicevo, allora, io come crema corpo di solito non le uso quasi mai, preferisco quando proprio ne sento la necessità, soprattutto d'inverno. Preferisco un olio, no? Subito dopo la doccia, due gocce di un po' di qualche goccia d'olio e ho fatto la crema, proprio una cosa che non sopporto. L'avevo comprata quest'estate, ma siccome non mi piace per niente l'odore, allora come l'ho finita, non ho neanche nessuna intenzione di tagliarla, ma proprio zero, l'ho finita per depilarmi, cioè tipo, la spalmo un po' sulle gambe umide e passo la lametta, però non mi è piaciuta neanche per quello. Di solito almeno per quello si comportano bene le creme, insomma. Poi ho finito questo shampoo della Benecos, quello for Silky Hair, capelli setosi. Anche questo non l'ho finito per il suo scopo, con lo suo scopo, ma cioè per quello di shampoo, ma come bagnoschiuma. Che siccome ho finito il bagno, cioè da un po' ho finito il bagnoschiuma, e c'era questo shampoo che non mi piaceva, e anche altri che non mi ricordo. Ma forse nel video precedente mi sa. Comunque, quello della Humankind. L'ho finito come bagnoschiuma. Però non mi è dispiaciuto per niente. Anche perché, giustamente, cioè, è delicato. Sulla pelle non mi è dispiaciuto. Anche l'odore non è male. Ma sui capelli non mi ha fatto impazzire. Anche questo. Non lo taglio per ovvi motivi. In realtà l'ho diluito dentro, quindi c'è bisogno di sventrare. Ho finito questo detergente per le mani, detergente, sì, sapone per le mani liquido da Neutro Roberts anti screpolature. E questo devo dire che mi è piaciuto e penso proprio che lo ricomprerò non appena finirò uno che sto usando adesso, che mi hanno regalato. Poi dice scopri l'effetto crema mani. Non è che mi faccio le mani idratate, non ha neanche questo grande inci, è la glicerina all'inizio dopo l'acqua che ha questo effetto un po' più delicato, diciamo, e l'odore è anche buono. Se lo trovo in offerta non lo rivendo perché non mi è dispiaciuto affatto. Poi, cos'è questo? Ah no, non ve l'avevo fatto vedere perché in realtà l'avevo lasciato qua. Ecco, shampoo della Humankind, che in realtà ho usato come body wash, come dice pure qua. Per lo stesso motivo di prima, non, per me è insufficiente. Io ho bisogno di shampoo un po' più nutrienti e più condizionanti. Ma l'ho finito volentieri come bagnoschiuma, ma 8 euro di bagnoschiuma non lo ecco, questo non lo ricomprerei. Non lo so se le altre linee sono migliori, però questo non mi ha fatto pensare. Il balsamo della stessa linea, al contrario, non è male, non è anche quello sufficiente per me perché ho bisogno di una cosa un po' più nutriente, però quello almeno districa, al contrario di altri prodotti di cui vi ho già parlato. Però questo non è affatto male. Allora, finisco con queste cose un po' più voluminose, così nel prossimo video poi vi faccio vedere, vi parlo più nel dettaglio di altre cose, più che altro così libero spazio. Sempre shampoo, ho finito questo della Fito, che è il Fito Jojoba,
Questo qua mi è piaciuto tantissimo. Questo assolutamente è uno shampoo che ricomprerei. Siccome la curiosità è donna e volevo provare una cosa nuova, quando ho ricomprato lo shampoo, a parte quello di Diego Dalla Palma che ho comprato dopo, avevo preso il fitokeratin, che ho già provato 2-3 volte e non è come questo. Questo come effetto lo trovo un pochino più condizionante, più adatto. L'unico difetto che ho riscontrato in questo shampoo è che, stranamente, a me che non ho gli occhi sensibili, dà fastidio agli occhi quando mi va, tra l'altro io me lo dimenticavo sempre, cioè, perché ripeto, non è una cosa che fa parte di me il fatto di avere problemi agli occhi con qualche prodotto. Ogni tanto me lo dimenticavo e dà un pochino fastidio, non è una cosa insopportabile, però un po' fastidio me lo dava. A parte questo, mi piace tantissimo, l'ho trovato. Questo è quello idratazione per capelli secchi, idratazione intensa, brillante, bla bla bla. Potrei, siccome allora quello di Diego Dalla Palma io sto alternandolo con il fito in questo caso, perché ho notato che funziona un po' meglio in questo modo, perché essendo bello, cioè per fare un liscio spaghetto un pochino inevitabilmente il capello lo può appesantire, e allora alterno con il fitokeratin, però probabilmente tenderei a riprendere quello piuttosto che il fitokeratin. E l'ultimo prodotto che vi faccio vedere è questo deodorante della Nivea, Univea, per dire una tedesca, Pearl & Beauty 48 ore. Se siete tozzoni e non vi lavate per 48 ore, questo vi tiene per 48 ore, non lo so perché non è il mio caso. Allora, io sono una di quelle persone civili che al supermercato non spruzza i deodoranti, al contrario di come fanno tante persone. Piccolo aneddoto, quando lavoravo al supermercato a Catania, non lo posso dire tanto ma ci sono più, alle Zagare in particolare, per chi della zona lo conoscerà sicuramente, un giorno mentre stavo rifornendo gli scaffali degli deodoranti, alle spalle, c'erano cioè, dei deodoranti, di fronte c'erano le lamette, queste cose, di fronte, cioè alle mie spalle in questo caso perché ero di spalle, c'erano i deodoranti, e sento una signora che proprio io quando, cioè, quando vedo ste cose, quando sento e vedo queste cose mi parte l'embolo, voi non potete capire, c'è una cosa che mi manda al manicomio. Quasi peggio di quando vedo toccare i cosmetici, quasi peggio. Una volta, vabbè, me ne è successo un'altra, sempre con un deodorante, la mia, proprio io con i deodoranti ho una... insomma, questa signora, tra virgolette, si gira, cioè io mi faccio, signora mi scusi, cosa sta facendo? Non si può provare, cioè, non, adesso viene alla cassa e me la viene a pagare. Tra l'altro non è che ha fatto una spruzzata per sentire l'odore, se l'è proprio messa addosso, disposta, sono la moglie di un collega. Frega un cacchio se sei la moglie di un collega, potrebbe essere pure mia madre, te lo facevo pagare lo stesso, cioè non esiste, cioè questa è la mentalità di... lasciamo stare. Tra l'altro, così, anche un altro consiglio che vi do, per chi si sente intelligente a prendere i prodotti che sono dietro, invece di quelli davanti, perché pensano a questi se li saranno spruzzati, perché poi sono gli stessi che se li spruzzano e poi prendono quelli dietro, quando vengono riforniti gli scaffali, ovvero nei supermercati quelli grandi ogni giorno, cosa succede? Che quello che è davanti va dietro, è quello che perché quello nuovo viene messo davanti, quindi non vi sentite dei geni nel prendere le cose dietro, perché vi assicuro che che non è assolutamente, cioè alla fine succede questa cosa qua. E quindi stavo dicendo, siccome io non li annuso prima, cioè nel senso che a meno che c'è stato qualche genio che l'ha spruzzato prima, sì, ma di solito non li annuso. Non mi dispiace come profumazione, però non è proprio adatta alla mia pelle. Però è abbastanza, non è invadente, è abbastanza delicata. Non mi è dispiaciuto, ma questo io lo uso più che altro quando tipo al lavoro magari, dammi una rinfrescata, perché per me è obbligatorio dopo la doccia assolutamente il mio Nivea Roll-On, quello classico. È l'unico che funziona su di me. Dopo avervi fatto crollare un mito dei prodotti dietro al supermercato, rimproverate chi si spruzza il deodorante al supermercato, ma non solo, io soprattutto quando non sto facendo il mio lavoro e sono tipo nei supermercati eccetera. Ah, questa ve la devo raccontare. Entro all'Ipercop e vedo una signora, c'erano nelle testate, cioè l'inizio dei corridoi, no? Dove ci sono di solito le cose in offerta, c'erano dei giocattoli e c'era una scatola chiusa con un giocattolo dentro, tra l'altro era una specie di peluche, mi ricordo che un Furby, una cosa del genere, quindi si poteva anche toccare. Ovviamente la scatola era sigillata, c'era tanto di bollino che sigillava l'apertura, no? E io vedo una signora tendente a staccare il bollino, e io mi fermo a guardarla così, ma perché proprio, cioè ho goduto fisicamente in questa cosa.
sono stronzo, lo so. Mi sono fermata a guardare. La signora si è girata, si è messa a ridere. Ho detto, signora, non c'è niente da ridere. Perché sta aprendo quella confezione? Non si deve aprire la confezione. Ed è rimasta tipo. C'è rimasta male. Ne frega. No, 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 io odio l'inciviltà. E non c'è soltanto al sud. Perché non è che ero convinta di questa cosa. Sono tuttora convinta che siano un attimino più civili. O meglio, noi siciliani fuori siamo più civili. Questa cosa l'ho notata, purtroppo, lo devo dire. Però anche qua vedo molta inciviltà, quindi non era una prerogativa assolutamente del... Per quanto io abbia lavorato... Allora, io vi dico, ho lavorato... Fino al chiacchiere. Io ho lavorato ultimi 2 anni circa a Catania e alle Zagare. Prima avevo fatto l'apertura del centro Sicilia, che per chi non fosse della zona, insomma, di quella zona che non conosce, è in zona San Giorgio, barra Librino, vabbè non è proprio lì, però insomma è una zona, Librino la conoscono bene o male tutti, non è una zona bellissima, ecco, una zona molto, mentre le Zagare è una zona residenziale, una zona ricca di Catania, quindi fondamentalmente uno dice c'è sicuramente una differenza di clientela, sì, quella io l'ho avvertita, ma non per questo significa che ci sia, è diversa, leggermente diversa, lì sono un po' più ladri, cioè nel senso che tendono a grattare un po' di più e infilarsi le cose, mentre lì c'è un po' più di inciviltà, eccetera. Ma lasciamo perdere. E dopo questa chiacchierata ci vediamo al prossimo video. Ciao.